penultimo sforzo di questa giornata che è già stata abbastanza pesante. Adesso abbiamo previsto le due relazioni che hanno a che fare con, diciamo così, l'economia e poi il professor Capogrossi, se abbiamo tempo stasera, se no domani mattina, farà la lezione sul tema della sovranità che purtroppo Biagio De Giovanni non ha potuto fare. Allora, adesso la parola a Massimo Lo Cicero e poi sentiamo il dibattito. Prego. Allora, buongiorno a tutti, sono Massimo Lo Cicero e sono un economista, quindi nessuno è perfetto, quindi cominciamo, però è fin troppo perfetto questo microfono, abbassiamo un poco il microfono, perché sennò guarda, siccome io parlo un po' forte, ma alla fine finisce, lo allontaniamo, una cosa più, ecco qua. Allora, l'idea che Luigi aveva proposto era quella di capire che cosa succede quando la finanza si mette in movimento e da qualche parte la finanza serve per fare crescita reale, da qualche altra parte serve per fare crescere le infrastrutture, che la finanza è fatta per i costi, diciamo. Crescita reale, quindi andatevi a mangiare un piatto di patacca oppure fate qualcosa del genere, crescita invece delle infrastrutture, perché le infrastrutture sono degli strumenti che poi fanno diventare crescita le patate o le cipolle che la gente mangia, e poi invece crescita della ricchezza in quanto tale, che è la più stravagante, cioè quando tu ti accumuli ricchezza relativamente alla dimensione che è una dimensione di finanza. Quando si parla di queste tre cose, bisogna cominciare però dall'alto in qualche modo per capire le tre cose, perché funzionano e come funzionano. Se partiamo dall'alto, dobbiamo partire dal fatto che c'è una moneta. Il fatto che esista una moneta è una cosa che però è complicata da articolare, perché la moneta non è una moneta. È la moneta che fa la chiave di volta, come se ci fosse un arco e c'è la moneta sopra che dice ok, firmiamo la situazione perché le cose si congiungono e alla fine abbiamo la moneta. E la moneta è una cosa che compete a tre attori. La moneta dei re, che sono in genere quelli che quando hanno usato la moneta l'hanno usata come una moneta reale, tra virgolette, argento, oro, nelle isole della Papuasia anche le collanine, se volete, qualcosa che sia una cosa che ha un valore intrinseco. E questa è una moneta già un poco strana, se è una cosa che ha un valore intrinseco, perché vuol dire che stiamo parlando non di una moneta, ma stiamo parlando di un oggetto. Quindi già questa, la moneta dei re era più scadente. La moneta dei banchieri è quella molto forte, perché la moneta dei banchieri è quella che recupera le monete o dei re o le monete che i re hanno utilizzato lungamente, mentre invece a partire dalla fine del 600 nasce una struttura che è una struttura aggiuntiva. La struttura aggiuntiva è la banca centrale. Quindi noi abbiamo i banchieri che da 4.000 anni fanno quello che vogliono loro, recuperando tutto quello che è moneta o che è finanza. Che vuol dire che è moneta o che è finanza? Che o è moneta o sono pezzi di carta, perché tendenzialmente la finanza è un pezzo di carta sulla quale qualcuno ha scritto una cosa che dice che quel pezzo di carta dà valore. Quindi qual è, alla fine il vero tema del triangolo? Il vero tema del triangolo sono i mercanti. Perché i mercanti sono quelli che hanno bisogno di trasformare le merci, di produrle e di trasferire questa produzione anche quando non c'è la moneta con le cambiali. Perché ognuno scrive questo è 100 lire, te la darò tra 150 giorni e quello diventa una moneta, come dice, dei mercanti.
la moneta dei banchieri e quelli che si pigliano tutte queste cambiali e se le portano a casa, e naturalmente una volta che se le portano a casa tutte queste cambiali, giustamente a partire dal 500, pensiamo dai medici per esempio, se stiamo in Italia, a partire dal 500 tu con la moneta non fai nient'altro che emettere un pezzo di carta dove dici questo lo ha fatto il signore Medici. Il signor Medici a quel punto, diciamo, ha un pezzo di carta che è firmato. Che cosa succede quando però invece non c'è più il signor Medici ma nasce con il 1600 la banca centrale? La banca centrale è un oggetto che deve utilizzare, diciamo, il resto del sistema, perché la banca centrale deve governare sia il circuito e quindi i mercanti che scambiano i pezzi di carta, e poi la banca centrale deve governare anche i banchieri, perché i banchieri sono quelli che in qualche modo stanno scambiando i pezzi di carta che i mercanti hanno costruito. I re che fanno? Tendenzialmente si indebitano, diciamo, progressivamente, perché quelli che, diciamo, hanno la forza di fare sono o i mercanti o i banchieri. E la banca centrale che fa? La banca centrale nel lessico, diciamo, quotidiano di oggi, attraverso una lettura che è stata molto interessante, almeno per quanto mi riguarda, di un approccio di biologia che si combina con un approccio di psicologia cognitiva, come dicevamo prima con Cesare, io ho, diciamo, davanti, quando vedo la banca centrale, una cosa che è un, per quanto riguarda la biologia, si chiamano superorganismi. I superorganismi chi sono? Per esempio, che so, tu hai le api, poi fai, diciamo, tutta quanta la struttura del mondo delle api, alla fine c'è un superorganismo che governa tutto il sistema, come le formiche con i formichieri e avanti il tutto. Perché queste sono tutte questioni che tu dici, che c'entra la psicologia cognitiva? C'entra molto, perché ci sono due grandi psicologi cognitivi che si chiamano Maturana e Varela, scrivono sempre insieme, e diciamo scrivono sempre insieme perché volevano essere una struttura reticolare, quindi i due libri, il libro più in particolare di tutti, che appunto è, diciamo, Autopoiesi e cognizione, questo libro, perché vuol dire che tu hai nell'organizzazione l'autopoiesi, se nell'organizzazione c'è l'autopoiesi vuol dire che c'è la vita, se non c'è la vita nell'organizzazione c'è la morte, quindi, diciamo, togliamo da mezzo questo elemento, e di conseguenza autopoiesi e cognizione vuol dire che se tu hai un'organizzazione, con quell'organizzazione puoi produrre il comportamento esterno di quello che vuoi diffondere, allora veramente c'è la vita. Che cosa succede nelle banche centrali? Autopoiesi e cognizione, perché devono in qualche modo essere strutture che sono capaci di maneggiare i banchieri o di maneggiare, diciamo, i mercanti. Per il resto devono fare questo. Che cosa, quando hanno cominciato a farlo? L'hanno cominciato a fare nel 1699 in Inghilterra, dove avevano già capito che si potevano fare le società per azioni quando facevano quelle grandi società con cui poi si aggiravano per tutto il mondo, diciamo, extra europeo. Naturalmente la Banca d'Inghilterra è una società per azioni. Che fa la Banca d'Inghilterra? La Banca d'Inghilterra non fa nient'altro che, come fanno i banchieri o come fanno i mercanti di cui abbiamo parlato, invece che scrivere su un pezzo di carta io sono Massimo Lo Cicero e tra 150 giorni ti do, diciamo, quello che ti devo dare, però per adesso siamo così, diciamo, la banca centrale fa un'altra cosa. Il governatore della banca centrale scrive su un pezzo di carta il suo nome. Se voi prendete un pezzo di carta, vi faccio vedere subito perché è divertente, questi sono 50 euro, e su questi 50 euro sta scritto Mario Draghi. Scritto Mario Draghi. Che cosa succede? Vuol dire che Mario Draghi si impegna a considerare questo pezzo di carta un pezzo di carta che non è una transazione tra mercanti e banchieri. Questo è un pezzo di carta che è una transazione tra la banca centrale e il valore scritto qua sopra di quello che è il valore monetario di questa banca centrale. Perché, diciamo, questa cosa di comparire subito su Mario Draghi e su questo pezzo di carta? Comparire subito su questo pezzo di carta e su Mario Draghi è molto importante, perché
a parte le cose di cui stiamo discutendo attraverso Visco e Renzi, dopo ne facciamo anche magari una considerazione, però la verità è che da quando è nata la Banca Centrale Europea noi abbiamo una cosa che è leggermente diversa da quella che tutti quanti, diciamo, non hanno ancora perfettamente capito. Perché che cosa è successo? Noi a un certo punto abbiamo detto: vogliamo una moneta che possa, diciamo, raggiungere un quantitativo di stati nazione che rifiutano la propria moneta e danno, diciamo, invece una moneta unica, e questa moneta unica più o meno adesso è circa l'area euro, come si dice, e poi Padoan dice sempre il club dell'euro, perché poi c'è il club invece del mercato, che sono tutti quelli che guadagnano un sacco di soldi, il club dell'euro invece sono quelli che, tranne la Germania, non guadagnano tanto. Il problema è che, diciamo, quest'area euro diventa in qualche modo, ed è effettivamente, non è che diventa in qualche modo, diventa, diciamo, istituzionalmente un consorzio di secondo livello. Tutte le banche che hanno una banca centrale all'interno di uno Stato nazione, attraverso un algoritmo, come si dice oggi, attraverso un algoritmo, cioè quanto c'ha di popolo e quanto c'ha di ricchezza ognuna delle nazioni che ha una banca, si mischia, e su quella mischiatura noi abbiamo, per esempio, che ne so, il 25%, diciamo, dell'area euro, e siamo gli italiani. Tra l'altro, siccome sono i francesi un po' di più, magari ci avranno il 26%. Noi abbiamo comunque, diciamo, una distribuzione che però impedisce alle banche centrali degli stati nazione di fare alcunché, perché questo secondo livello di consorzio, cioè la BCE, la banca della, diciamo, la banca che oggi fa, diciamo, la politica monetaria in Europa, questo secondo livello di consorzio rappresenta non solo la politica monetaria in Europa, cioè che cosa dobbiamo fare, abbassare i tassi o far salire i tassi, che cosa dobbiamo fare, muovere o non muovere, diciamo, la composizione delle monete o dei pezzi di carta che girano nel sistema. E c'è anche un'ultima cosa che dobbiamo fare, essendo quella la Banca Centrale Europea, quella Banca Centrale Europea deve essere anche capace di controllare le banche. E naturalmente, quando, diciamo, fino a un anno fa tutti quanti controllavano le banche, diciamo, ma fino a un certo livello, perché per esempio appena, diciamo, la Unicredit, che è una delle più grandi banche italiane, forse la più grande banca italiana, la Unicredit è diventata immediatamente, diciamo, la 15ª banca in Europa, e di conseguenza, diciamo, che cosa è che va a cercare, diciamo, il sistema se funziona dentro l'Unicredit? Una signora che è il vice di Mario Draghi, e che è una cosa che poi Mario Draghi ha fatto in maniera molto, diciamo, severa, perché da una parte ha messo come si chiama la città dove stanno loro? A Francoforte. A Francoforte ci sta un grande, diciamo, palazzo dove c'è Mario Draghi, e Mario Draghi gestisce la politica monetaria. La signora sta esattamente, diciamo, a circa 10-12 km da dove sta Mario Draghi, perché secondo Draghi la capacità di andare ad aggredire le banche per vedere qual è la caratteristica, qual è il movimento e qual è il problema delle banche deve essere assolutamente separata dalla politica monetaria. Quindi c'è un palazzo dove si stanno quelli che vanno a fare la vigilanza, e un palazzo che la giata è il numero 2 della signora che sta nella Banca Centrale Europea, e lui invece è il numero 1 perché si riferisce alla signora, però la signora fa la vigilanza e lui fa la politica monetaria europea. Abbiamo quindi, diciamo, tendenzialmente una situazione nel mondo ormai abbastanza chiusa, diciamo, cristallizzata, perché questi dell'area euro sono la moneta, e quindi sono praticamente circa 17-18, diciamo, di questi qua. Quando ci metti pure il club dei mercati, che sarebbero l'Ungheria, la Polonia,
Polonia, tutta quella roba che era rimasta dentro l'Unione Sovietica e nessuno sapeva che cosa se ne volevano fare, Putin si prese la Russia e invece il professor Stiglitz, che è un grande economista, si prese la rugna nel 2004 di prendere tutta questa gente e di metterla nell'Unione Europea, insieme al professore Prodi, che era in quel momento il capo della Commissione. E quindi noi abbiamo, come dire, l'area euro, quella l'abbiamo costruita, ci abbiamo messo pure la moneta. Poi invece Stiglitz e Prodi sono riusciti a mettere dentro tutto quello che non era Russia, ma che era invece una cosa che altrimenti sarebbe esplosa. E di conseguenza però che cosa è successo? Che dal 2004 al 2008, quando succede la grande crisi, diciamo, con l'America, che cosa succede? Che dal 2008 in poi, noi che eravamo dell'area euro, siamo finiti in una recessione. E meno male che siamo finiti in una recessione, perché sennò sarebbe stato peggio degli anni 30. Cioè sarebbe stata non una recessione, ma una catastrofe. Grazie al fatto che Draghi, essendo una persona abituata a sapere come si gioca la politica monetaria, ha, diciamo, ridotto i tassi di interesse e, diciamo, di conseguenza la politica monetaria ha continuato, diciamo, ad dare grandi rivoli nel sistema. In questi grandi rivoli arriva addirittura allo 0,50, qualche volta anche allo 0, a volte sotto lo 0, diciamo, pur di non far distruggere il percorso europeo. Naturalmente questi stanno, diciamo, nella palude, come dico io, diciamo, cioè stanno nel percorso europeo, ma perlomeno hanno i soldi da far girare in quelli che sono i mondi dell'area euro. Però invece quegli altri sono invece molto più, diciamo, molto più importanti, perché chi sono quelli che sono quelli, diciamo, dall'Ungheria alla Polonia a tutti i re? Sono persone che hanno una moneta per la loro area, diciamo, di economia nazionale, e hanno però anche la possibilità di usare l'euro, e hanno anche la possibilità di avere, diciamo, una moneta che circola, diciamo, attraverso un sistema che non è un sistema, diciamo, solo di area euro. A quel punto è un sistema di 28 nazioni. Quelle 28 nazioni sono l'Unione Europea. In quelle 28 nazioni quelli che crescono sono quelli che non usano l'euro, ma quelli che invece non crescono sono quelli che usano l'euro. E perché? E perché sono quelli che, diciamo, sono quelli della recessione. Mentre la Polonia piuttosto che l'Ungheria, o non ne parliamo, la Slovacchia, ma un operaio che sta in Polonia con 450 euro diventa un miliardario, sta là grazie a Dio, va a vivere la casa, la moglie, la cosa eccetera, e fa crescere la Polonia. Il sindaco dunque, cioè in Polonia non mi ricordo mai il nome di questa città, ma il sindaco, diciamo, c'è un sindaco in Polonia che è il più grande sindaco che hanno mai avuto, perché è uno che ha il governo di un paese che sta a 30 chilometri, non oltre, una volta ci sono andato, per cui mi ricordo, a 30 chilometri dall'Ucraina. Diciamo. In questo paese è l'ultima città importante, tra virgolette, è una cosa grande quanto Bari. Questo signore, con i soldi delle politiche economiche europee che vanno distribuite, a noi ce le mandano, ma noi le rimandiamo indietro perché non sappiamo che farcene, questo signore, diciamo, il signor sindaco, ha fatto per 6-7 anni ogni volta 1 miliardo di investimenti in questo cacchio di comune che era 230-240 mila persone. Quindi infatti ha fatto aeroporti, ha fatto nuovi paesi, ha fatto tutto questo signore, ha fatto tutto grazie al fatto che la Polonia, come l'Ungheria, come la Slovacchia, come i cechi, sono tutte in grado di crescere. Perché sono in grado di crescere? Perché hanno ancora la loro moneta, non c'è l'euro. E quando invece vogliono cambiare la moneta con l'euro sono in grado, quelli che ormai sono degli imprenditori capaci, di fare anche il cambio tra euro e moneta. Di conseguenza, che è successo? Che quello che noi avevamo detto, meno male che adesso con l'area euro avremo una convergenza, abbiamo invece avuto una divergenza. E tant'è vero che è una divergenza, che persino per esempio Milano e la Lombardia sono scese di un sacco di punti rispetto, diciamo, a guardare le regioni dell'Europa, perché sono scese di un sacco di punti, perché sono salite di un sacco di punti tutte le regioni dell'Europa di cui abbiamo detto sono quelli delle monete. Che, diciamo, adesso però mettiamo il dito un momento sulla persona più strana, diciamo, che c'è in questo mondo europeo e nel modo in cui bisognerebbe lavorare in questo mondo europeo. La persona più strana di questa cosa è la signora Merkel.
perché la signora Merkel ha una capacità politica straordinaria sotto il profilo, diciamo, continuo a dire sempre, delle questioni economiche. Perché lei che cosa fa? Lei ha una grandissima forza tecnologica. Questa grandissima forza tecnologica e le consente, tra l'altro, di utilizzare molto meglio, diciamo, di come si dovrebbe fare, una serie di cose. La cosa più importante, diciamo, che si fa in Germania è che in Germania la gente non compra le case, perché la gente preferisce molto di più prendersi un affitto, che tra l'altro è abbastanza poco costoso rispetto ai nostri, e invece avere delle carte di come si chiama? Quelle là che fai, noi lo facciamo per le automobili, invece loro lo fanno per le case. Le cambiate. La cosa che diciamo, è il contrario, infatti è quello che mi dimentico, perché è sempre quello che è il contrario, diciamo, della finanza. La finanza è la finanza e le assicurazioni sono le assicurazioni. Questi i tedeschi comprano assicurazioni per il futuro e stanno tranquilli. La casa ce l'hanno perché il coso funziona e c'hanno anche, diciamo, un eccellente, diciamo, livello dei prezzi, diciamo, ma anche un eccellente livello dei salari. Che cosa succede quindi? Che tu hai una Germania che sta al centro del sistema. Al centro del sistema la Germania che cosa fa? La Germania si allarga cercando di distribuire, diciamo, intorno a se stessa un cerchio. Qual è questo cerchio? È mandare in Cecoslovacchia, in Slovenia, in Polonia, in tutti i posti dove abbiamo detto ci stanno dei fasonisti, possiamo dire, di quella roba che arriverà in Germania, perché da una parte c'è lei e diciamo che consente la tecnologia, consente la capacità di stare, dall'altra parte invece c'è lei che però nei paesi che Stiglitz e Romano Prodi misero là dentro hanno, diciamo, la possibilità di utilizzare come fasonisti tutti quelli che, diciamo, si possono. Quindi di conseguenza che cosa fa questa signora? È una signora che ha una duplice capacità, perché ha la capacità sia di stare forte nella Germania e di sostenersi, oltre che nella Germania, anche con la Francia, perché l'accordo franco-tedesco, diciamo, c'è sempre stato dai tempi di Mitterrand e di tutti gli altri che c'erano dall'altro lato in Germania. Ma dall'altro lato invece questa signora, diciamo, consente alla Germania e all'Europa, però anche nella sua interezza, di poter, diciamo, muoversi. E di muoversi come? Muoversi senza però, diciamo, spostare troppo quello che invece sta e che ha fatto, diciamo, Mario Draghi. Perché Mario Draghi, per poter non capovolgere l'Europa e quindi dovendo mettere i tassi di interesse a zero, dovendo mettere la liquidità in questa, diciamo, dimensione zero tassi, diciamo, che cosa ha dovuto fare Mario Draghi? Mario Draghi ha consentito a tutte le nazioni non tedesche, ma Italia, Francia, Spagna, che potevano fare delle cose, ma le potevano fare solo entro un certo limite. Perché le potevano fare solo entro un certo limite? Perché i tedeschi hanno una considerazione della moneta molto diversa da quella che abbiamo noi. Noi siamo tendenzialmente keynesiani, cioè noi immaginiamo che la moneta sia qualche cosa che serva per poter, diciamo, compilare delle relazioni in direzione dei tassi di interesse o in direzione della quantità di moneta che si può utilizzare. Se la quantità di moneta che si può utilizzare è molto interessante, va bene. Se invece ci vogliono, diciamo, delle cambiali, delle azioni, delle obbligazioni, devi salire, come si dice normalmente, prima in M1, che sarebbe la moneta, quella che abbiamo cacciato prima dal. Poi M2 vuol dire tutta la moneta che c'è più tutti i depositi e la roba che la gente va a mettere là dentro. M3 tutta la roba che sono i BOT e i CCT. Man mano che sali, quando tu guardi, diciamo, le statistiche delle banche centrali, M1, M2, M3, M4, M5, cioè c'è una piramide che fa diventare in aria, diciamo, una capacità di ricchezza. Man mano invece che sta tra la ricchezza, il debito, diciamo, che sta tra BOT e CCT, quindi sta dentro una cosa, CCT possono fare via 10 anni, BOT lo fa in genere fino a un anno e mezzo, cioè qualche cosa lo fai addirittura a tre mesi, e poi sotto i BOT c'hai tutto quello che è il deposito che tu
dai alle banche, e di conseguenza quello si chiama la cosiddetta M2. L'M2 è tutto il deposito che c'hai nelle banche, perché li hanno depositati i risparmiatori, più tutto quello che la banca c'ha, se è una banca che ha una capacità, diciamo, di tenerla. Ora, che succede in questa storia che abbiamo raccontato? In questa storia che abbiamo raccontato, noi abbiamo una capacità di tenere la politica economica di Draghi in maniera che funzioni. Questa politica economica di Draghi che vale, che funziona, però non piace, anzi, diciamo, non la considerano proprio, diciamo, ai tedeschi. Infatti Weimann, che è quello che vuole andare a fare il a posto di Draghi, lui, diciamo, il capo della BCE, è tendenzialmente, diciamo, quello che si chiama un monetarista. Che vuol dire un monetarista? Vuol dire che la moneta non la puoi usare per giocarci attraverso una salita e una discesa, diciamo, dei cicli economici. Il monetarismo vuol dire: queste sono le monete, queste sono le monete che stanno qua, non cercate né di fare arrivare queste monete, diciamo, in maniera strana, cioè non aggiungendo moneta, gonfiandola, e cercate anche però non di ritrarre questo rigonfio. State tranquilli, la moneta è moneta, è una cosa che serve per girare, e non è una cosa che serve per girare, come diceva Keynes, perché Keynes diceva: si può, con la moneta si può crescere, si può scendere, la puoi tenere, la puoi non tenere, la potresti tenere. Tendenzialmente, diciamo, per dirla molto alla Carlona, che cos'è per Keynes, diciamo, il controllo della crescita? Il controllo della crescita è andare in una bicicletta, perché la bicicletta è instabile, la crescita è sempre instabile, mentre invece Weimann dice: no, noi siccome siamo monetaristi, siamo stabili, siamo persone razionali che sono capaci di tenere il punto, e quindi siamo sempre là dove dobbiamo stare. E mentre tu dici che stai sempre là dove devi stare, invece la dimensione nella quale il keynesismo si è allargato è la dimensione di una bicicletta. Se tu sulla bicicletta ci sai correre, va benissimo, se tu vai in terra tu strupini. E naturalmente questo è un problema, diciamo, perché devi cercare di non cadere in una valle troppo profonda, la crisi degli anni 30, e devi cercare di tenere il ciccio per la manica, come ha fatto Mario Draghi, per 8 anni, perché sennò noi non saremmo mai riusciti, diciamo, nemmeno a ricominciare. Ovviamente in Italia, perché noi non ricominciamo? Non ricominciamo perché in Italia, se la vediamo, cioè, diciamo, nel 2008, la, diciamo, recessione che si è aperta, però si è aperta fino a un certo punto. E invece, quando uno si guarda poi l'Italia, guardi che oggi l'Italia c'è ancora una persona per ogni, diciamo, per ogni individuo che ha più o meno 17.000 euro di moneta per un anno, quindi di stipendio, tra virgolette. Se tu invece vai un momento a Milano, questi che 17.000 che stanno nel sud, a Milano valgono 34. Per cui siamo praticamente in una situazione dove quelli poveri non riescono a crescere perché non hanno dove andare a prendere i soldi, mentre quelli ricchi stanno invece tranquillamente con i soldi a fare anche delle cose come magari, per esempio, diciamo, esportazioni o, diciamo, turismo. Perché esportazione o turismo è una cosa importante poi per l'insieme dell'Europa in questo momento? E l'insieme dell'Europa ha sia la possibilità di vendere le patate in Germania, l'insieme dell'Italia può vendere le patate in Italia, può vendere le patate in America, può vendere le patate in Asia. Se tu vendi le patate in Asia, in America o fuori, diciamo, arriveranno in Italia dei soldi che faranno in modo che di far crescere la ricchezza dell'Italia. Perché quando tu esporti, i soldi te li mandano, diciamo, quelli della Germania, quelli dell'America. Quella. Se invece tu, diciamo, volessi fare un'operazione un po' simile, ma che nessuno aveva mai messo in piedi, mentre invece a un certo punto la Banca d'Italia 5-6 anni fa, diciamo, l'ha messa in piedi. Cioè, bisogna andare a vedere tutti quelli che vengono in Italia, dove vengono per vari motivi,
Perché tutti quelli che vengono in Italia, se in Italia arriva un americano, un russo o un tedesco, diciamo, viene e si mangia la pizza, si piglia quella, si piglia quella, si piglia quella, e naturalmente di chi sono i soldi del russo? Sono i soldi che il russo ha ricevuto dal suo datore di lavoro, quindi è una roba che viene dalla Russia, dall'America, e quindi che succede? Che quelli che arrivano come turismo sono esattamente come le esportazioni, perché le esportazioni le andiamo a comprare là, cioè le andiamo a vendere là, scusa. E invece, diciamo, quando viene qua il signore che dice buongiorno, voglio fare una pizza, e invece voi chi siete? Russo? Se siete russo, e quando questo va a pagare, paga con i soldi che il suo datore di lavoro gli ha dato in russo, quindi siamo a posto. Che cosa succede, diciamo, in questo circuito? In questo circuito abbiamo, diciamo, le tre possibilità di cui avevo detto all'inizio. In questo circuito, se noi volessimo fare un'operazione seria in Italia, dovremmo fare un'operazione sulle infrastrutture. Il DEF del professor Padoan, che mi sono letto l'altro giorno, diciamo, è una, no, è una cosa preoccupantissima, perché il target più o meno, da ora che siamo nel 2017 al 2020, si muove molto lentamente, non è che ci stanno grandi sbalzi. Però comunque la cosa più, diciamo, preoccupante è che la spesa corrente è circa 800 miliardi di lire, la spesa invece per le infrastrutture è circa 38 miliardi di lire. Che facciamo? Intanto era a metà, perché no, se quelli si sono mangiati 800 miliardi di spesa corrente, vabbè, una parte di questa spesa corrente sono, diciamo, i dipendenti, sono le pensioni, però c'è sta un altro sono che sono circa 300 miliardi, che sono 300 miliardi di quello che si fa come spesa corrente, perché uno si accatta bene. Se tu stai nel sistema, se tu, diciamo, nel sistema chi ci stanno? I dipendenti, e li devi pagare, ci stanno i pensionati e li devi pagare, siccome 800 è il tutto, più o meno sono 2,50 per i dipendenti, 2,50 per i pensionati e 2,50 per il PIN, o per le cose che si fanno dentro, è la robetta dentro, diciamo, il sistema, mentre invece la robona, cioè quella che bisognerebbe fare per fare le infrastrutture, quello che vogliamo, è una cosa che gira tra i 38 e i 45 miliardi. E niente, capisci? Cioè, contro 800, dice, che stiamo parlando, che stiamo parlando. La cosa poi più, diciamo, preoccupante è che sempre nel DEF stiamo sul tocco e presa di punta, perché proprio, diciamo, sì, mi pare che scende 0,1, diciamo, il fisco, 0,2 il fisco ancora a prezzo, 0,3, invece giustamente bisognerebbe fare scendere soprattutto un po' di più, diciamo, il debito, quello, diciamo, di sopra. Naturalmente il debito, quello di sopra, subito, che è quello che mo diventerà il presidente della cosa tedesca, quello qua, lui già ha dato un non paper, è grandioso, ha dato al Parlamento un non paper dicendo che questo non paper verrà, diciamo, distribuito a tutto il sistema. Perché? A tutti i sistemi europei, perché lui vuole fare in modo che ogni paese, ogni Stato nazione possa avere, diciamo, la sua quantità di debito pubblico. Chi ha la sua quantità di debito pubblico e ha una quantità ragionevole rispetto al resto del sistema sarà, diciamo, beneficiato. Chi invece il suo debito pubblico ne ha messo un po' troppo non sarà beneficiato. E quindi di conseguenza lui, fino a quando non si aggiusteranno i debiti pubblici, non vorrà assolutamente intervenire sulle banche se non per canali verticali. Lui c'è delle banche tedesche, lui c'è delle banche italiane, lui c'è della banca spagnola, cioè vuole girare, diciamo, in termini, diciamo, di canali queste questioni. Questa questione del canale la riporto perché è quella che hai sollevato tu, ha sollevato lui, diciamo. È vero che noi avremmo bisogno di un ministro fiscale, perché noi non abbiamo un ministro fiscale, diciamo. E il problema però è che finché gli stati nazione sono altalenanti già sarebbe una cosa complicata, ma se anche ci pigliamo solo, diciamo, l'area euro, ci sono 18 stati nazione, e noi siamo abbuffati roba, diciamo, di noi siamo gente che viene assolutamente aggredita dalla fiscalità.
In altri paesi non c'è questa aggressione della fiscalità, in altri paesi ancora invece ci sta gente che dice no, noi addirittura vi diamo i soldi perché voi così potete continuare a crescere, eccetera, eccetera. Cioè, in effetti ogni paese ha una sua fiscalità e ogni paese ha una sua fiscalità, non si può mettere uno che dice mo faccio 18 fiscalità e le faccio tutte io. Bisognerebbe trovare un equilibrio, come dicono alcuni, almeno federale. Cioè, ma federale non nel senso noi facciamo una federazione europea, noi diciamo che una certa quantità di soldi che vogliamo utilizzare, per esempio le infrastrutture, le facciamo tutte quante insieme e c'è questo ministro che fa la cosa più importante. Se poi invece De Magistris deve pulire i cessi di Napoli, pulirà i cessi di Napoli e farà con quello, diciamo, una cosa diversa che però non è la fiscalità, diciamo, dell'Europa. Ci sarà ancora un pezzo di Stati-Nazione che faranno le cose minime e invece un pezzo che dovrebbe essere, come diceva il professore, la Commissione dovrebbe diventare, dopo Juncker, speriamo che ce ne mettono uno un poco meglio, diciamo, dovrebbe diventare quello, diciamo, il governo di una cosa che perlomeno deve essere federale. Perché deve essere federale? Perché deve esserci uno che ha il potere, ma su potere non lo può tenere uno che deve andare a vedere pure se Antonio Esposito ha pagato o non ha pagato il tasso. Diciamo, la verità è che tu devi stare in una fascia alta. Nella fascia alta fai le cose importanti e poi tutti quanti i poteri contemporanei li fai nell'altro modo. Che cosa succede invece nella questione della ricchezza? E con questo finisco. Con le infrastrutture devi imparare a giocare su questa cosa, cioè giocare, diciamo, sulla parte delle infrastrutture che poi, diciamo, generano, diciamo, il ciclo. Perché in pratica questo ciclo che noi abbiamo è un ciclo stranissimo in questo momento. In questo momento, se uno dice, ottobre, la settimana scorsa, il Fondo Monetario Internazionale ha, diciamo, dato, diciamo, la situazione di ottobre 2017. E se tu guardi, dici che oggi, l'anno prossimo e l'anno ancora prossimo, il mondo camminerà più o meno a 3,2%. Allora dici, ah, il 3,2%. Noi cammineremo 1, 1,5, 1,4%. Tutta l'Europa cammina più o meno sotto a 2, 1,8, 1,9, solamente, diciamo, grandiosi gli spagnoli che si appiccicano con Barcellona, solamente loro stanno già a 2-2. Due sono fortissimi, gli spagnoli sono quelli che stanno correndo di più, diciamo. E poi che succede? Che in America siamo a 2,5. Benissimo, poi invece in quelle che si chiamano le economie emergenti, in Cina fanno 1,6, no, 1,6, fanno 6, 6 e 5, 7. India 6, 6 e 6, e tutta la parte, diciamo, dell'Asia finale, diciamo, non la Cina e l'India, ma tutta quella roba che sta là, diciamo, dalla Corea, tutta quella roba là, pure là siamo intorno al 5,5,5. Allora, diciamo, 3,3,3, a me quando mi sono letto questo pezzo di carne, dice, ma come 3,3,3? È come quando eravamo a Giuni il pollo di Triluzzo, perché non è che il mondo cammina a 3,3,3, 3,3,3 è un numero, perché abbiamo fatto 2 più 6, quando fa 3,5, ma noi non siamo 3,5, noi siamo 1,5. L'India è 1,6, il lato invece è 6,5. Che succede? Che nel mondo sta crescendo la parte più grande del mondo, perché se noi mettiamo da una parte gli Stati Uniti e dall'altra parte l'Unione Europea, andiamo scarso con un miliardo, e chi là di 6 miliardi stanno dall'altra parte. Quindi da questo momento in poi saranno quelli che cresceranno, ma saranno una quantità di gente infinita. Ovviamente, siccome una quantità di gente infinita, non sarà così ricca come gli europei e gli americani, ma prima o poi, tra 10 anni, changer la fame, perché ci saranno quelli là che saranno ricchi e noi saremo poveri perché non ci riusciamo. Che cosa succede in questo momento? Succede che in questa, diciamo, divaricazione, vedi che questo, per concludere, diciamo, io ho sempre detto ogni cosa che dicevo, ci sono delle divaricazioni, c'è la divaricazione addirittura tra Milano e il nord, c'è la divaricazione tra il club degli europei e il club dei monetari, c'è la divaricazione, come abbiamo visto, tra le persone emergenti, quelle che stanno, diciamo, nelle altre sfere, e quelle che stanno invece nelle due sfere di United States e Unione Europea. Se tutta questa roba è sempre divaricante, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che nella divaricazione prima o poi ci sarà sicuramente, diciamo, un salto,
Perché ci sarà sicuramente un fatto? Perché a Napoli nel 1875 arrivarono i belgi che si misero a Napoli e costruirono i tram e misero a fare i tram con i cavalli. Naturalmente nel 1895, mi pare, insomma, 10 anni appresso, a Scelpechino che fece la società meridionale elettrica, lo vai nei cavalli e misero l'elettricità. Naturalmente non erano più i cavalli che tiravano, erano le persone che sapevano far funzionare l'elettricità e che sapevano far girare i tram per Napoli. Quindi che cosa è vero oggi in questo che noi diciamo, ah ma qua sta scomparendo il mercato del lavoro? Sta scomparendo un mercato del lavoro che è scomparso ogni volta, ogni 20-30 anni. Il problema è che dopo tu devi ritrovare un altro mercato del lavoro, perché non è possibile, e devi mettere al centro di questo sistema un sistema, diciamo, che sia anche capace di far aumentare la capacità, diciamo, delle persone, la capacità delle risorse umane. Perché devono essere aumentate le capacità delle risorse umane? Perché il mondo futuro deve essere fatto da persone che non sono più quelli come noi, devono essere persone che hanno una capacità molto più elevata, ed essendo e avendo una capacità di una cosa molto più elevata, possono gestire la cosa più complicata. Ma gestire un robot non è come leggere un romanzo di finanza. Gestire un robot vuol dire che invece che mo, come abbiamo fatto, abbiamo usato questo come strumento, il robot lo dovremmo usare come strumento nella volta. Però, diciamo, così come succedeva a Manchester, dove c'erano i telai meccanici si ridimensionò, diciamo, il numero delle persone che facevano le pezze in Inghilterra. Però ci sono state un sacco di altre cose che non erano le pezze, ma che sono state le automobili, sono stati quelli. C'è un processo. In questo processo che succede? C'è una specie di nuvola nera che ci dà un po' di problemi. Perché? Perché in questo po' di problemi non si sono ancora chiuse tutte le cose vecchie, non si è ancora capito tutte le cose grandi che cosa saranno. La parte di mezzo del sistema in tutti i paesi non traballa, e naturalmente che succede? Che quelli che hanno una grande capacità di unificare, diciamo, le varie cose che abbiamo detto prima, cioè i mercanti e i banchieri, e di conseguenza, diciamo, la capacità di fare verso l'alto e di accumulare ricchezza, ci sono e ci accumulano molto di questa ricchezza e si aspettano che cosa? Si aspettano che con la tecnologia, che oggi è molto forte, questa ricchezza si possa, diciamo, congegnare con la tecnologia e andare avanti. Se però noi facciamo questo e non diamo alle università, alle persone che devono saper lavorare, se noi non costruiamo persone diverse, noi a un certo punto ci troveremo stranamente con 7-8 miliardi di persone, dove magari da una parte stanno tutti quanti in Asia e sono contentissimi, però tutti quelli che saranno qua in Europa o che saranno anche negli Stati Uniti non saranno poi tanto contenti. Quindi noi abbiamo bisogno adesso non tanto, diciamo, di capire o di saper capire che cosa sta succedendo, perché non lo sappiamo fare ancora. Siamo, come si dice, diciamo, nel c'è una cosa molto divertente che, diciamo, si fa quando appunto si discute che cosa sono che cos'è la capacità di fare una iniziativa e che cos'è la capacità di non saper fare un'iniziativa. Si discute di questa cosa e si dice benissimo, qua o c'è un rischio o c'è un'incertezza. Che cosa vuol dire qua c'è un rischio o c'è un'incertezza? Se tu c'hai il rischio, c'hai una serie di probabilità che ti portano verso il rischio e sulle quali puoi scommettere. A volte vinci, a volte perdi, però puoi scommettere. Se invece c'hai l'incertezza, questa è una cosa che, diciamo, gli economisti hanno capito dopo molto tempo. Se tu c'hai l'incertezza, no, non è una questione di niente. No, è come la canzone, è come andare a fare spenti nella notte per vedere se è tanto facile morire. Perché se ci sta l'incertezza, o vai in faccio uno, oppure guarda la combinazione, come successe a Cristoforo Colombo, chi l'arriva e dice, io sono venuto a buscare Levante per Ponente, e chi invece era l'America, chi sapeva anche che era l'America, e infatti tutto l'oro dell'America Colombo glielo rivolgiò agli spagnoli. La questione è questa, noi siamo oggi nel mondo dell'incertezza, ma nel mondo dell'incertezza quelli, diciamo, delle economie emergenti sono molto più forti di noi.
perché noi abbiamo invece una cultura del rischio, è una cultura della banca, è una cultura dello Stato, sono tutte culture che dicono che noi siamo in grado di fare le cose. Noi non siamo più in grado di fare le cose, cioè sta cadendo, un sacco di pezzi stanno cadendo di queste cose e di conseguenza sono quelli che emergendo arriveranno che un giorno ci diranno che cosa sono le cose che dobbiamo fare veramente. Grazie. Un'altra boccata di ottimismo, mi pare. Allora, noi siamo europei, se ci sono, siamo ancora legati a queste cose. Io credo che la lezione, la relazione che farà Enzo Mattina è strettamente legata a questa e magari con quella, magari una prospettiva. Però se ci sono interventi puntuali sulla relazione di Massimo Pinelli, prego. Allora, autocritici della, i 38 miliardi, spese per investimenti, 900 per spese in conto, spese correnti. Questo dipende però da un fatto preciso, cioè dai vincoli che abbiamo alle spese in conto capitale che sono bloccate. Sono bloccate da un'altra cosa, dal fatto che noi abbiamo nel Fiscal Compact una disposizione che è presa pari dalla Costituzione tedesca riformata nel 2009, cioè il divieto di golden rule. Sono è questo. Con te, sono e questo è un grande casino, questa è una, specialmente questa per è una noi. Grande confusione che ha fatto il presidente Napolitano, perché non sapeva fare. Specialmente per noi, questa è la cosa che ci frega. Esatto, completamente. Ci frega quello, ci frega. E pensa che ci sono nel nord, per dirti, ci sono nel nord comuni, regioni e cose eccetera, che i soldi ce li hanno, che non li possono spendere. È una piccola integrazione. La seconda cosa è che il ministro, siccome abbiamo già parlato, il ministro dell'economia sarebbe in realtà un ministro del tesoro, non anche un ministro delle finanze, perché il ministro delle finanze presuppone che ci sia un'imposizione fiscale a livello europeo che a parte IVA non c'è e non ci può essere in questo momento, perché naturalmente qualche centinaio di milioni di europei, se poco ti comincia a parlare di tasse a livello europeo, mette mano alla pistola, ma non uno, qualche centinaio di milione, quindi è politicamente impossibile. E infatti, è solo questo. Se potessi fare... Mentre sugli investimenti europei hai perfettamente ragione, questa è la nostra, è la posizione italiana. No, però se, come dici tu giustamente, se noi mettessimo non il fisco, ma dentro diciamo una persona capace di essere il ministro dell'economia e delle finanze, allora quello dovrebbe essere il ministro che smonta il debito pubblico. Se riesce a smontare il debito pubblico e se smonta pure la capa ai tedeschi, diciamo alla fine si può provare a ma fare. Mi pare che stiamo andando verso la posizione sarà di Weinemann, non, quindi alla contraria. Vabbè. Grazie. Vabbè, come si esce da questo? E come va? Siamo qua. Dovevano aspettare che studino, che inventino, che il futuro, che prendono, non siamo tutti. Allora, diamo la parola a Enzo Mattina che diffonderà l'ottimismo. Darà ottimismo come è proprio di tutti i manager, prego. Purtroppo bevo poco e quindi non posso esercitarmi in un'operazione di questo genere. Bella questa. Ma insomma, Massimo poi è sempre affascinante perché ha proprio questa capacità, fabulatore, con il bollice. Devi aiutare, il bottoncino mi dovete. Si accende. Io mi ero preparato pure le slide, perché tu mi racconti certe robe e mi fai pure studiare e poi dopo io arrivo qui e trovo che la cosa è più invece amichevole. E non abbiamo slide. No, lascia aperto, perché a quest'ora non vorrei che avessero un crollo totale già nella fase. Quelli abbassano le luci, agenda Io che cosa dico?
ricollegandomi a quello che diceva Massimo, poi alla fine c'è la battuta che faceva pure Nicola, come ne usciamo? Cioè, se non si trova la maniera di liberare delle risorse che in qualche maniera vengono orientate su determinate cose, sarà un'altra programmazione, chiamiamola come vogliamo, non si fa degli investimenti in infrastrutture e investimenti innovativi, è evidente che è una sorta di vicolo cieco dal quale non riusciamo ad uscire. Dobbiamo crederci che in qualche modo ne usciremo. L'unica cosa che io mi permetto di dire, forse da frequentatore delle cose europee, tutto quello che c'è scritto lì dentro nei trattati non ce l'ha imposto nessuno, l'abbiamo sottoscritto noi con assoluta tranquillità, noi siamo uno strano paese. Io ho fatto il deputato europeo in un momento in cui venne fuori la storia delle quote latte e ci fu un ministro dello Stato, della Repubblica Italiana, che con il consenso di tutti i partiti dichiarò che noi tenevamo poche vacche, quelle poche facevano pochissimo latte e che quindi non avevamo il problema delle quote latte. Questa è storia, ok? Perché? Perché nessun contadino, nessun agricoltura, nessun presidente regionale capì che insomma su quella roba non ci scherzava, no? E siccome c'era il timore che la Commissione europea potesse eventualmente, come dire, ma guardate che il gettito dell'IVA che viene a noi è al di sotto di quello che è, cioè, insomma, il risultato finale noi facemmo questa dichiarazione. Quando è arrivata la storia delle quote latte, noi non siamo stati in grado di difenderci e di dire no, guardate che noi consumiamo per il nostro consumo, quello che produciamo non è manco sufficiente per il nostro consumo e quindi, e invece se no si applicano le quote latte che voi avete sottoscritto e quindi abbiamo avuto tutti i casini che abbiamo avuto nei mesi scorsi. Ma così è stato in tutte le altre cose, io ne ho visti di tutti i colori. Io posso ricordarvi, siccome sono stato relatore per la liberalizzazione dei settori esclusi, quindi tutti i settori diciamo di investimento pubblico, acqua, luce, gas, trasporti eccetera, io ho impiegato dei mesi per essere ricevuto una volta da un certo dottor Pascale, che era il presidente della SIP, della STET. Pascale si chiamava? Pascale è il presidente della STET. Esattamente. Il quale mi disse, onorevole, io l'ho ricevuta con molto piacere, ci pigliamo un caffè, ma la liberalizzazione dei telefoni non si farà mai. Riguardi che si farà. L'unica cosa buona è stata che poi Pascale lo mandarono via e due miei assistenti l'hanno assunto come dirigente a 29 anni alla Telecom, perché nessuno sapeva che cosa stava accadendo in Europa. Allora, ecco, il problema è che alcune cose noi abbiamo fatto carachiri massimi e abbiamo accettato delle robe dentro che non avremmo dovuto accettare, questo è il punto. Adesso ci stanno là e dobbiamo cercare in qualche maniera di modificarlo. Ma vado al tema che mi interessa, diciamo, specificamente. Il problema è se non c'è una ripresa di investimenti da una parte pubblici in infrastrutture che servono, sono necessarie, e dall'altra parte una politica di maggior sostegno agli investimenti privati, qualcosa è stata fatta ma è tutto sommato poca roba nell'insieme, se non si ha il coraggio di spingere sull'innovazione, Massimo tu hai citato dove sta, come si chiama, il presidente della BCE e dove ci sta l'altra a Francoforte. Ma pure a Francoforte c'è un grande palazzo, grande quanto quello della BCE, che è il Palazzo dei Marchi e Brevetti della Germania. In Italia il Palazzo dei Marchi e Brevetti sono due camere e cucina al Ministero dell'Economia e dell'Industria. Voi capite? C'è una differenza abissale da questo punto di vista. Insomma, risultato finale, io ho un figlio specializzato in questa materia, avvocato di diritto industriale, in Italia non è stato mai ricevuto al Ministero dell'Industria, ma mio figlio oggi è direttore di un'agenzia internazionale che si occupa di marche e brevetti. Parlo di tutta la famiglia, quindi questo è il vero problema. Quindi Est Italia deve cambiare testa, noi dobbiamo cambiare cultura, dobbiamo cambiare modello. Anche sul piano del lavoro. Allora, sul piano del lavoro che cosa accade in questo momento? Noi dobbiamo tener conto del contesto precedente, quello al quale siamo abituati. Il contesto precedente che era? Era il contesto di economie chiuse. Quelle che i famosi populisti cercano di
riesumare e che Dio sa che cosa accadrebbe nel momento in cui fossero riesumate. Poi avevamo tecnologie stabili. Io ho fatto per 24 anni il segretario dei metalmeccanici, vi posso assicurare il più grande cambiamento che io ho visto dal grosso modo metà degli anni 60, quando ho cominciato, al 75-76, quando ero segretario generale dei metalmeccanici, è stato che la Fiat passò in questo lasso di tempo dall'azienda totalmente integrata che teneva le fabbriche siderurgiche e poi via via tante altre fabbriche fino a fare le macchine che poi andavano nel piazzale, e invece in quel momento nel 76 smantellano tutto e fanno tante fabbriche per quante erano, creano un indotto e lasciando come Fiat esclusivamente la parte dell'assemblaggio delle macchine, che era un modello recuperato dal Giappone, i quali la facevano già da 20 anni, perché i giapponesi avevano fatto quel modello. E avevamo tecnologie che erano stabili, non c'era nulla da fare, il lavoro tayloristico sì, era diffuso nella grande e nella piccola azienda. Poi i modelli organizzativi erano rigidi, noi avevamo un sistema gerarchico all'interno delle imprese che era quello che era. Gli ingegneri mica stavano dentro i reparti, gli ingegneri stavano dentro la palazzina dei dirigenti, e nell'80, quando ci fu la ristrutturazione della Fiat, è ovvio che si parlò dei 12.000 che dovevano essere licenziati come operai, ma vi posso assicurare che la prima tranche di circa 2.000 persone che andarono via furono uno stock di dirigenti e di quadri che stavano nelle famose palazzine, che furono beccati perché la notte lasciavano le luci accese per dimostrare che si continuava a lavorare, andarono a fare i controlli e scoprire che nessuno lavorava durante la notte, ragione per cui non servivano a licenziare. Di quello giustamente non parlò nessuno, perché la cosa furono loro stessi a non farne parlare e stettero pure tranquilli. Avevamo poi, ripeto, questi modelli organizzativi estremamente rigidi che da quel momento in avanti cominciano a cambiare. Adesso noi siamo in un nuovo contesto, noi dobbiamo pensare che siamo alla quarta rivoluzione industriale, ma le prime tre hanno toccato 200 anni, cioè anzi pure di più di 200 anni, perché la prima parte con la spoletta volante prima di arrivare al telaio meccanico, no? Quindi più di 200 anni, le tre. Ecco. Io, non solo io, forse pure Gigi, che è tanto più giovane di me, o Gennaro dovrebbe saperne qualcosa. Io mi ricordo il tempo dove al mio paesino, nel profondo sud, proprio nella Cafonia più profonda, noi tenevamo, c'era il telefono senza la rotella, noi telefonavamo a Sala Concilina, a un paese che poi ti poteva collegare. Questa era la cosa, tu non hai vissuto queste cose che siamo di città, quindi invece io di Parigi queste cose le ho vissute. Ecco, allora, morale della favola, la quarta rivoluzione industriale, quella che stiamo vivendo, è nata nel 93, cioè in effetti inizia nel momento in cui nasce internet, il World Wide, cioè questo è quella, in quel momento inizia il fenomeno rete e quindi il fenomeno interconnessione, e quindi comincia il fenomeno del digitale che si applica all'interno di queste interconnessioni. Il problema è che questo in 20 anni ha fatto dei tali e tanti cambiamenti che non sono assolutamente comparabili a quelli dei 200 e dispari anni precedenti, con ben tre rivoluzioni industriali. Questi stanno cambiando totalmente il mondo, e quindi noi ci ritroviamo una ristrutturazione organizzativa, oramai una serie di servizi non sono più all'interno delle aziende, sono fuori. E quando fuori costano troppo, si portano ancora più fuori. Questo è il punto, più lontano. All'estero. Anche all'estero, tranquillamente. Ecco. Poi c'è la globalizzazione dei mercati, anche i paesi dell'est. Lì, Massimo, io ho l'impressione che prima o poi vanno a sbattere vicino al muro. Perché? Che cosa sta accadendo in questo momento? Giusto, perché dato che l'ha detto prima che me ne dimentico, in Romania, sai che noi abbiamo una filiale in Romania. Allora noi, a furia di portare gente dalla Romania, portavamo tecnici dalla Romania, i tecnici hanno capito che venendo in Italia e altrove potevano guadagnare molto.
più modesto dei tecnici, degli operai specializzati che portavamo noi nel settore aeronautico, portava a casa 2.000 euro netti in Italia, netti, perché poi la casa ce l'aveva, il mangiare ce l'aveva. Le tasse in parte le pagava in Romania solo su di una quota, l'altro resto, siccome era trasferito, non si pagava niente. Adesso questi signori hanno capito bene, in Romania non ci sono, non stanno più neanche con noi, viaggiano per l'Europa. Il risultato finale, la nostra Fincantiere compra il cantiere Vard in Romania e non trova gli operai. Il risultato finale, stiamo mandando gli operai dall'Italia. Naturalmente mica glieli mandiamo ai prezzi rumeni, a 30 euro all'ora. 30 euro all'ora è una cifra consistente, ragazzi. Quindi 30 euro all'ora, se no nessun italiano ci va, perché giustamente non ci va. Quindi qui c'è una grande confusione sotto il cielo, diciamo, che andrebbe governata, ma che non è governata da nessuno, perché i sindacati sono chiusi in una logica nazionalistica e non riescono a vedere le cose che accadono attorno. I politici non sono attenti a queste evoluzioni, naturalmente a questo punto ognuno si difende come meglio può, succedono le cose più strane. Ecco, poi ci sono la globalizzazione, i mercati aperti, a me viene da ridere. Se oggi per fare le macchine tu devi venderle su un grandissimo mercato perché ne devi fare milioni per poter portare a casa dei risultati, nessuno può pensare che ci facciamo la Fiat per vincere da noi. Io ho vissuto l'epoca in cui un De Tommaso poteva impedire che in Italia fossero importate le motociclette dal Giappone per sostenere la Moto Guzzi che lui si era comprato al valore di 1.000 lire perché era fallita male. Allora, qual è il vero grande problema contemporaneamente che però noi abbiamo? E questo lo dico da operatore del settore. Il grande problema che noi abbiamo è c'è uno scarto tra la domanda e l'offerta. Allora, quello che ci chiedono i settori che tirano di più con le esportazioni, penso a tutta la parte macchina a controllo numerico, penso a tutta la parte in cui c'è una fortissima presenza di digitale all'interno delle macchine, ecco, tutta questa roba qui noi non abbiamo i tecnici, non li troviamo, noi riusciamo a formarne dei quantitativi, ma piccoli quantitativi, non ne puoi formare grandi quantitativi. Che cosa succede? Perché non possiamo formarne grandi quantitativi? Perché io per formare l'addetto alla macchina a controllo numerico, che è una macchina complessa, io devo fare il corso, però lo devo fare con criteri antichi. Io devo andare dai salesiani, prima gli devo mettere, all'operaio gli devo mettere in mano la lima per fargli vedere come si fa il pezzo con la lima, dopo che quello ha imparato a fare il pezzo con la lima, io lo facevo fare con la macchina. Perché? La macchina può sbagliare le tolleranze, può sbagliare il modo di lavorare un certo pezzo, lui deve avere visivamente e tatticamente la possibilità di verificare che il prodotto è all'altezza del bisogno. Quindi tu prima gli devi fare la parte tradizionale e poi gli devi fare la parte innovativa. Tutto questo in tempi particolarmente rapidi. Non si possono utilizzare i soldi pubblici, nessuno di noi. Io, se mi chiama stasera l'amico De Luca e dire ti do 3 milioni di soldi dalla regione, io gli dico tenetele tu, non le voglio. Tengo i soldi del fondo nostro che possiamo utilizzare e uso quelli perché posso usarli senza creare impicci burocratici. Io per prendere una lira della regione devo fare una guerra burocratica, più carte bollate che non risultati pratici. In più l'azienda a noi chiede le persone per domani mattina, non è che ce le chiede fra 8 mesi o fra un anno, quindi tu devi concordare le tempistiche per poter dare alle persone. Quindi lo scarto tra i tempi in cui bisogna utilizzarlo, la difficoltà di addestrarli, eccetera. Allora noi dobbiamo fare uno sforzo per riqualificare questi giovani. Quindi ben vengano le soluzioni che si stanno utilizzando, l'artigianato, la scuola lavoro, anche se io un poco con i ragazzi sono dalla loro parte, perché voglio sapere che significa il tipo di scuola lavoro che si sta facendo. Quando vado a leggere sui giornali che hanno fatto le pratiche, le esperienze di scuola di lavoro alla Banca d'Italia, tanto per continuare a parlare, voi potete ben immaginare che gli hanno fatto fare a questi ragazzi le fotocopie.
non più, ma se tutto è andato bene che hanno fatto fare quello, o se no qualcuno gli ha fatto la conferenza, nulla di più. Ma tu le devi mandare in un altro ambiente, in un ambiente dove quello deve capire la disciplina, gli orari, il lavoro insieme con le altre persone, come si realizzano determinate cose, che può essere una pratica burocratica, può essere la gestione di un computer, di un programma di un computer, o la realizzazione di un pezzo materiale per realizzare un determinato bene. Ma debbono essere delle cose mirate, non possono essere delle cose casuali. Il povero preside di una scuola di provincia che cerca di inventarsi la scuola lavoro in un posto dove non ci sono le fabbriche, non ci sono gli uffici, non ci sta niente e non ha i mezzi per poterlo fare. Già in città come Roma è difficile, però potrebbe essere meno difficile se ci fosse un poco più di attenzione al fatto che dentro Roma ci sono tantissime attività che non sono manifatturiere nel senso tradizionale della parola, sono di progettazione, sono di studio di determinate attività e che potrebbero essere trasferite a questi ragazzi. Ma questi ragazzi soprattutto hanno il problema di imparare la cultura del lavoro. La cultura del lavoro non è soltanto saper fare il telefono, è sapere come si lavora. Disciplina, diciamo, lavoro con rapporti, relazioni con i terzi, approfondimenti, conoscenza, eccetera. Su questo il problema è che dice, ma che cosa accadrà nel tempo? Io vi dico quello che sta capitando in questo momento. Il primo, noi abbiamo bisogno in alcuni casi di prestazioni a forte impegno di energia fisica. Nei cantieri navali servono inevitabilmente saldatori, molatori e qualcuno che va pure negli ambienti protetti, che sono, sapete che le navi sono fatte a sandwich nelle fiancate e quindi bisogna scenderci dentro, non è proprio una cosa piacevole. Ecco. La più grande azienda oggi di produzione di navi si chiama Fincantieri, c'ha lavoro fino al 2030, c'ha navi in lavorazione e in produzione civile e militare da Monfalcone a Castellammare, ancora non si è ripreso ma si riprenderà pure a Castellammare. I risultati finali ci sono 200 ditte di appalto e si fa così perché lavorano per pezzi specializzati e poi però ci sono 8.000 persone di 90 nazionalità. Gli unici italiani sono i capi squadra, tutto il resto non sono. Dobbiamo gestire pure questo, io alzo le mani, io sono uno, allora visto che gli unici che ci vanno a lavorare sono loro, andiamo in un centro di accoglienza per immigrati, selezioniamo un po' di persone, facciamogli l'addestramento e mandiamoli lì. Ne abbiamo mandato a lavorare 63, sono tutti contenti, guadagnano, hanno lo stipendio, si sono fittato il loro bravo appartamento e perlomeno non stanno né a rubare in mezzo alla strada né a chiedere l'elemosina. Si potrebbe fare di più, ma certamente noi siamo un'attività che svolge un'attività economica come quella dei miei colleghi, pare che queste cose le debbano fare solamente opere pie e quindi facessero fare le opere pie, poi se capita che dentro c'è qualcuno che prega troppo per sé, e questo è un altro tipo di ragionamento, questo se la vedranno i giudici. Però ci sarebbero le possibilità. C'è tutto questo discorso che è stato fatto pure stamattina del recupero del patrimonio edilizio del paese. Ma secondo me molti giovani italiani ci andrebbero a lavorare, non ci vanno i giovani italiani, utilizziamo i giovani che vengono qui e che ci dobbiamo tenere, perché visto che non li possiamo affogare nel Mar Mediterraneo. Quindi secondo me ci sono una serie di possibilità che potrebbero venire fuori. Io parlo di un piccolo sistema, noi siamo degli intermediari, nulla di più. Quindi questo è un buon segnale. Per il resto noi riusciamo a dare le risposte. In questo momento il sistema nel quale opero io dà circa 500.000 persone nell'anno che vengono utilizzate con contratti di durata variabile da... Può essere di pochi giorni, ma può essere di 6 mesi, di un anno, eccetera. Allora, il problema qual è? E qui parlo di una cosa di carattere generale.
Il problema non è stare ogni giorno a fare un programma alla televisione italiana su che cosa, sul dramma del precariato. Il dramma dell'Italia non è il precariato, secondo me. Il dramma dell'Italia è il lavoro nero, è l'evasione contributiva e fiscale, è tutta la parte di lavoro irregolare, cioè di lavoro non censito, dove però c'è gente che ci sta dentro dalla sera alla mattina. Questa città è fuori da questa città, il lavoro nero c'è pure in Germania, per essere molto chiari. Un po' da tutti. Esattamente. Il problema, solo che qui è diventato un problema grave. Stiamo a guardare invece altri tipi di problematiche, che è il lavoro a tempo. Il lavoro con la posizione di un tempo oggi purtroppo è inevitabile. Il problema è un altro. Dobbiamo studiare un altro modo di proteggere il lavoro. Allora io dico, i valori che fanno parte della nostra storia, della mia e della storia di molti quelli che stanno qui, non è che li abbiamo rottamati. Quei valori vanno, come dire, adattati alla situazione nuova. All'inizio del Novecento il problema era impedire che i bambini andassero a lavorare in fabbrica. È vero. Oggi questo problema in Italia sembra essere stato risolto finalmente, no? La tutela delle donne oggi c'è. Oggi il problema è la tutela delle persone nel passaggio da una condizione di lavoro ad una condizione di non lavoro, e quindi metterle nella possibilità di poterlo recuperare il lavoro. Però a questo punto ci sono delle regole. Noi abbiamo fatto l'esperienza del welfare passivo, cioè tu stai fuori, puoi stare in cassa integrazione pure per 5 anni e non sei tenuto a fare niente, anzi ne puoi approfittare, fai un lavoretto in nero. Facciamo un'altra cosa invece, ogni volta per ognuno c'è un progetto che prevede un orientamento della persona, un avviamento ad attività formative, l'obbligo di fare quelle attività formative e la possibilità di ricollocazione, con un'accettazione di quelle che sono le possibilità che vengono fuori, perché non è possibile che, può capitare come è capitato nell'esperienza quotidiana che abbiamo fatto, che tu dici a delle persone, sentite, vi spostiamo per 6 mesi fuori dalla tua città, però ti paghiamo la casa, ti paghiamo un viaggio al mese per tornare dalla tua famiglia, dopo 6 mesi tu rientri in una situazione nuova di lavoro stabile. E quello dice, no, io non mi muovo di qua. Ecco. E speriamo che adesso si accettino di andare a Salerno, che non è proprio lontanissimo da Napoli, questa è la faccenda. Allora, il problema è il nuovo welfare che dobbiamo disegnare, e alcuni segnali ci sono dentro i provvedimenti che sono stati adottati dal governo, solo che sono segnali purtroppo deboli. In più c'è l'altro problema, che tutto il sistema di sostegno alle politiche attive, quelle che dovrebbero essere le politiche di sostegno all'occupazione, dai ragazzi che stanno a scuola per arrivare a quelli che hanno perduto il posto di lavoro, erano congegnati per un certo tipo di gestione unitaria a livello nazionale. Non è passato il referendum, bisogna gestirle nella condizione nuova. Nella condizione nuova qual è il problema? Il problema è grosso, molto grosso. Perché a nord, devo dire la verità, si riescono con facilità a gestire le risorse e a ottenere i risultati. Al sud non è la stessa cosa. Oggi nel venire qui, mi dico una cosa incredibile, in Campania hanno fatto un'operazione di ricollocazione di persone disoccupate e pare che ci sia una strana agenzia che sta a battipaglia, la quale è l'unica che dispone dei nomi delle persone e li cede dietro compenso agli altri soggetti. È un lavoro pure quello. E il problema è, naturalmente, alle persone hanno detto, e nessuno ha spiegato a queste persone che questa fase della loro vita li dovrebbe portare alla ricollocazione. Gli hanno spiegato che è un modo per sopravvivere, per passare un'annata, insomma. E quindi conta moltissimo il soldino che gli danno, non tanto quello che gli insegnano. Gli
ha provato a dire io vi insegno questo e questo, ha trovato l'ostilità delle persone, ha dovuto fare una selezione per avere quelli giusti che potessero partecipare. Gli altri invece sono belli accontentati e non... Purtroppo queste disfunzioni ci sono. A me dispiace, naturalmente quando parlo in altre sedi non mi permetto di dire che non è vero, ma se parlo a Pozzuoli e io ho il dovere di dirlo, perché ce lo dobbiamo dire, perché prima o poi ci sarà il fallimento riconosciuto di questo tipo di esperienza, ma sarà il fallimento qua. Vi posso garantire che in Lombardia la situazione sta andando diversamente, che in Piemonte la cosa sta andando diversamente, nel Veneto va diversamente e così via dicendo, fino alla Toscana. Da Roma in giù comincia ad esserci casino. Questa è la faccenda. Quindi ci ritroviamo in questa situazione qua. Allora, a questo punto il problema qual è? Io non sono particolarmente ottimista, ma non sono neanche particolarmente pessimista. Come dire, spero che a livello politico, come a livello economico, si trovino certe quadre sulle quali Massimo ci ha egregiamente intrattenuto e sulle quali io non saprei dire nulla di meglio. Dico però che in questa fase contemporaneamente, siccome non possiamo aspettare il momento magico, noi intanto dobbiamo fare intanto questa svolta culturale del paese, far capire ai padri e alle madri che i ragazzi vanno seguiti, vanno amati, ma vanno pure un poco stimolati. L'altra sera sono andato alla presentazione di un libro di Antonio Pulito. Io spero che ne escano parecchi di questi libri, perché molti padri potrebbero scrivere quei libri lì. Non è possibile fare i sindacalisti dei figli, non è possibile dire che va tutto bene, non è possibile essere contenti dei risultati quando si sa che quello non ha imparato niente. Non è possibile accettare che in questo nostro mezzogiorno, dove ci sono ragazzi eccellenti, ve lo posso assicurare, non è questo il momento, ma forse lo riusciremo a fare a Milano, i tre migliori start-up che in questo momento ci sono in Italia e forse pure in Europa sono un abruzzese, un siciliano e un altro, non so bene dove, a Calabrese. Figuratevi voi. Allora ragazzi, allora vuol dire non è vero che non c'è il materiale umano, molte volte incontrano difficoltà. Certo, se voi andate a parlare con Giovanotto Abruzzese, il quale ha venduto la sua startup ad Amazon, con i soldi viene qui, devo farla pure in Italia, che fa? Dice ci ho provato a Pescara, ma non era il caso. E se n'è andato a Milano. Però io sono andato l'altro giorno a incontrarlo, 29 anni, c'ha già 14 persone che stanno a pazziare con i bitcoin lì, che è una roba che io insomma non è che ho capito bene di che si tratta, e però stanno facendo una roba che incontra molto consenso nel mondo finanziario, le banche e altre cose eccetera. Quindi si tratterebbe di cambiare un po' la mentalità, di invogliare anche i corpi insegnanti di aiutarli e poi vedere di fare queste sperimentazioni in cui i ragazzi entrano in contatto col lavoro in età giovanile. Altre soluzioni non le vedo, perché se no c'è la soluzione, vabbè, c'è un film, ma non era un film di successo, di Lando Buzzanca, era l'unica cosa buona che c'era, c'è Fermati il mondo voglio scendere, poi fu ripresa da, non mi ricordo bene da chi, ma fu ripresa da un altro. Oppure le soluzioni semplici di Mimmo De Masi, persone che io stimo per l'amor del cielo, però uno può andare a fare pure il ministro senza bisogno di dire fesserie e di gabberlarle per cose buone. Poi Mimmo De Masi non lo dovrebbe dire, perché oltretutto lui da una vita vive in Italia e frequenta il Brasile. È possibile che lui non si è accorto in Brasile che l'industrializzazione che era così spinta nella fase in cui il petrolio tirava si era bloccata non per i casini politici, perché non si trovava la gente che andava a lavorare, perché ovviamente per un brasiliano di certi livelli sociali tu gli dai il salario sociale, vi assicuro che gli basta e gli avanza, non fa freddo, se mangia e quindi quella non va bene. Io sono convinto invece che secondo me ci sono delle cose. Mi interessano molto di più i personaggi tipo questo Chris Anderson, che è uno studioso americano, ma è anche uno di quelli che ci lavora vicino ai computer e alle macchine, che è stato quello che ha saputo, almeno a me, dare una rappresentazione precisa di quello che era l'utilizzo del 3D
per produrre con le stampante tridimensionali, eccetera. A me è stato utile leggere quel libro per capire che si poteva diffondere una tecnologia, però vedi, Cesare, pensa che di queste gente qui a Napoli ce ne sono almeno 2000. L'industria aeronautica napoletana che c'è, nonostante Moretti, Moretti ha fatto lo studio per farla andare in crisi, però è un grande manager. Nonostante Moretti, ce ne sono 3000 e più. E sono ragazzi che hanno imparato a fare la progettazione 3D, riprogettano tutte le viti, i pezzi, le ali, tutto di un aereo vicino a un computer e mandano il comando a una macchina a controllo numerico, la quale produce il bene sul momento. Allora vuol dire che in realtà le attitudini ci sono, le capacità ci sono, noi non le stiamo tirando fuori e le potremmo tirare fuori. Naturalmente, che cosa penso io? Certo, in Germania hanno una rete di 12-13 mila centri per l'impiego pubblici con delle persone qualificate dentro e funziona. In Italia questo non si può fare. Allora ci sono i privati e facciamo la concorrenza tra pubblico e privati e i privati faranno quello che debbono fare. Poi controlli e se il privato fa male lo punisci, ma quello che non si può fare è rimanere bloccati al palo. Ecco, io spero che ci possa essere questo, proprio perché era un momento di criticità, ma io che cosa credo? Quello che ha detto questi guru dell'informatica, tutto sommato sono delle persone di grande intelligenza, insomma quello che dice Bill Gates, le famose 3 E, che non sono quelle della Gelmini, è quello che dice education, employment, empowerment, quindi educazione, occupazione e responsabilità. Queste tre cose bisogna cominciarle a intrecciarle e a metterli insieme, mescolarli, fin dall'età in cui i ragazzi e le ragazze sono in condizioni, come dire, di cominciare ad apprezzare quello che deve essere il loro futuro di vita. E mi fermo qua, la prossima volta tiriamo fuori tutte le slide. Cioè, se no... Grazie. Prossima volta gli effetti speciali. Io penso che a quest'ora siamo tutti un po' stanchi, quindi ci vediamo stasera alle 9 con Stefano Parisi e Enzo De Luca. Adesso, in grazia di Dio, ci riposiamo un momento, mangiamo una cosa e poi ci vediamo qui alle 9. Grazie.